Con Museo in Onda abbiamo recuperato la storia della nostra città, raccontando alcuni oggetti d'arte custoditi nei nostri musei. Promosso e ideato da Comune di Piacenza e i Musei di Palazzo Farnese. Museo in Onda. Museo in Onda. A Piacenza, l'arte si ascolta. C'era una volta il Ducato Farnesiano. Come ogni storia che si rispetti, potrebbe iniziare con... C'era una volta Papa Paolo III, che quando ancora non era salito al soglio pontificio, aveva avuto 4 figli. I primogeniti erano stati legittimamente riconosciuti e tra questi Pierluigi, abile guerriero, si era distinto per le sue doti belliche, ma anche per comportamenti efferati e brutali. Paolo III aveva intenzione di creare un ducato per la propria famiglia nei territori piacentini e parmensi. Da sempre quelle zone erano ambite, perché si collocavano in un punto strategico per il controllo della penisola, vicino a Milano, a nord dello Stato Pontificio, crocevia e passaggio obbligato, con una felice posizione sul Po. Così fu che il 23 settembre 1545 il figlio del Papa Pierluigi Farnese divenne duca di Piacenza e Parma. I nobili piacentini ebbero però paura che il figlio del Papa potesse minare la loro indipendenza, religiosa oltre che economica, e togliere loro tutti quei benefici di cui avevano sempre goduto. Nel fatal giorno, 10 settembre 1547, trovandosi Pierluigi nella vecchia cittadella di Piacenza, furono presi i posti, trattenute le poche guardie tedesche ed alcune uccise dai congiurati. Il conte Anguissola entrò risoluto nella stanza ove era il duca, a cui tante pugnalate si calarono sinché diede segno di vita. Aperta la finestra che più riguarda verso la piazza, egli, l'Anguissola, ed il Landi mostrarono il cadavere al popolo gridando «Libertà e impero!». Intensi scambi diplomatici, non senza azioni belliche, riportano in seguito il ducato nelle mani dei Farnese. Ma Ottavio, primogenito di Pierluigi, timoroso di ricevere lo stesso trattamento concesso al padre, spostò la capitale del ducato da Piacenza a Parma. Nonostante lo spostamento di capitale, a una donna, a una grande donna, si deve la costruzione del Palazzo Farnese, che oggi ospita le collezioni civiche. Margherita, figlia dell'imperatore Carlo V e moglie di Ottavio, fece costruire un palazzo che fosse degno della figlia di un imperatore. Affidò il progetto all'architetto Jacopo Barozzi da Vignola, che era ormai architetto ufficiale della famiglia. Entrando nelle stanze del palazzo, si respira nobiltà, ma anche cultura e intelligenza. Purtroppo, la maggior parte degli arredi e della quadreria è oggi a Napoli, perché il figlio di Elisabetta, ultima discendente farnese, trasportò tutto nel suo regno partenopeo. Quello che rimane però è grandioso, come la bellissima alcova, ricoperta di stucchi che esaltano l'ambiente e che incorniciano le tele, che rappresentano i fasti di Paolo III, cioè le sue gesta. Solo a Palazzo Farnese, oltre ai fasti di Paolo III, ci sono quelli che raccontano di Elisabetta e di Alessandro, ma queste sono altre storie che potrete scoprire visitando i musei. Nella prossima puntata, gli oggetti collezionati durante la propria vita dal cardinale Giulio Alberoni ci racconteranno qualcosa di lui e della sua eroica esistenza. È possibile ascoltare e scaricare l'intera puntata in podcast da www.palazzofarnese.piacenza.it, piacenza24.com e dai siti dei partner del progetto. Museo in Onda. Museo in Onda. A Piacenza, l'arte si ascolta. Promosso e ideato da Comune di Piacenza e Musei di Palazzo Farnese.